Ragazzi, buongiorno. Attorno a noi c'è praticamente solo campagna. Noi dobbiamo arrivare in cima a quella collina che stiamo per andare a visionare un castello dove ci hanno segnalato attività strane, molto strane. Stiamo andando a verificare, a dare una prima occhiata. Ci aggiorniamo dopo. Ragazzuoli, quello è il punto che dobbiamo raggiungere, è già circa 10 minuti che camminiamo e ancora non se ne para ad arrivare. Ora stiamo iniziando a tagliare campagna campagna per arrivare lì. Come vedete la strada c'è, noi vi teniamo aggiornati a dopo, che ancora c'è un po' da camminare. A dopo. Siamo sempre più vicini. Fra poco stiamo per arrivare. E anche morte. Milo! Anche stanchi. Ah, vai, stanchi, una passeggiata, Michele. Una passeggiatina. Comunque, stiamo quasi per arrivare. Fra un po' entriamo, iniziamo a fare una piccola ispezione e vediamo il da farsi. Ci aggiorniamo dopo, ragazzi. Eccoci arrivati in cima. Questo è il famoso castello di Rendina. Ora stiamo cercando un punto d'accesso che sembra i ragazzi già l'abbiano trovato. Entriamo dentro e vediamo come ci sistemiamo per fare questo sopralluogo. A dopo, ragazzi. Questa è la parte frontale del castello. L'ingresso, altre stanze. Sì, è molto pericolante, Ecco, quindi eh? Stai attento. Quindi tu stai pronto. occhio vivo e partiamo. Un campo a fare. Riportano. Questo è l'ingresso che stiamo cercando di capire se è un tunnel che porta al di fuori in queste campagne o è semplicemente un pozzo. Ma in base a quello che abbiamo visto, che continua da una parte, è più probabile che sia un tunnel sotterraneo. Ai tempi nei castelli li facevano tutte queste Okay. cose. C'erano. Questa è la struttura, una parte dell'edificio, dall'esterno. Che facciamo? Iniziamo da là? Entriamo? I zaini però l'avete tutte già. Ora ci siamo recati? Sì, andiamo da qua. Allora gira, che zaino, non c'è cosa si dove. Ecco che stiamo per entrare dentro il castello. Siamo appena entrati. Siamo dentro. Siamo riusciti a entrare, a trovare un punto per entrare. Qua c'è Milo 1 in azione. Telefonino in modalità aereo. Al solito io non posso. Tu non vuoi modalità aereo. Prendiamo il Queste cappellino sono e iniziamo a fare. solo due stanze. Stiamo iniziando a prepararci con qualche piccolo strumento. Abbiamo posizionato un K2 vicino sopra una pietra, scusate, non vicino. Nel frattempo giriamo. Se c'è qualcosa, quel K2 lo sentiamo suonare. Ci avvisa in questo modo. Guardate qua, va. Madonna mia, spettacolo. È abbastanza pericoloso qua dentro, però è bello. Questa è un'altra stanza e qua andiamo per uscire fuori da un altro versante del castello. Stiamo Di qua. girando. Questa è un'altra stanza ancora. Che cacchio è? Un grondaio qua. Queste solite cose ci sono sempre, non ho mai capito che sono, per l'olio. Erano per questo qua, olio, vino, una specie di frantoio.
Questo è in piccolo rispetto ad altri posti dove siamo state. Sì. Però ti posso dire, saranno le pietre bianche, non lo so, dà un altro effetto. Qua è buio, lo illuminiamo un po'. Chissà che ci facevano qua. Adesso dove sono? Il telefono è quello di Come Taia. tombe? Quello di Taia arrivo? No, tombe no. Tombe chi Non sono se? tombe? No. Saranno non c'è poi? Ma o erano cose dove facevano vino, Sì, olio. ma non c'è poi. Ma non c'è poi, quello di base è altro. No, tombe non penso. No, No, non non sono tombe. tombe. Chi se cacciava l'acqua? Sarà qualche cosa di vero. Sicuro. Qualche cosa di vero sarà. In mezzo a queste campagne ci facevano l'olio, vino. Sì. Non so se si riesce a vedere, nel cappotto sembra quasi impazzito. Fino al giallo. Arancione pure. Speriamo che si riesca a capire dal video. Niente. No, no, c'è qualcosa qua, eh? Qualcosa qua c'è. Vabbè. Vabbè, giriamo qua. Non lo fa quello rosso, fino alla... Un vizio con l'arancione ci è arrivato, speriamo che è venuto nel video. Ora, sembra vicino il muro, eh? Vai a prendere. Andiamo. Questo è un altro versante del castello. Cioè, vediamo ora se riesco. Sì. E noi camminiamo ora. La spalletta non muore. Vediamo se riesco a salire su questo muretto. Voglio fare vedere una cosa agli amici nostri. Esattamente dove ci troviamo noi. Guardate cosa c'è attorno a noi. Aperta campagna. Apertissima campagna. Non c'è niente. Assolutamente niente. Energia elettrica, nemmeno a parlarne. Qua. Comunque, a un punto... L'unica energia elettrica che abbiamo è quella degli strumenti e quella delle torce. Stop, non ne abbiamo più qua. A un punto, dai, già la Beh, ora là ci torniamo a fare qualcosa là. Andando, facciamo vedere per il video. Sembra occhio da sopra appena entri. Dentro, Michele sta scattando qualche foto. Faccio vedere questa stanza. Qua non ci provo nemmeno ad andarci perché, come vedete, dal tetto è crollato tre quarti del tetto. Sì. Vediamo. Aspetta perché non è la mia, volevo farlo io. Vieni. C'è qualcuno con noi? Vediamo. Va di là. Io manco ci avvicino. No, va dentro non devo. No, è Questa cos'è? Ah, uno stanzino. come dicevano qua Piccolo.
piccolino, sa, una specie di no, camerino. Stalla, che vedo un po' di paglia là. Ehi là, ti stiamo dando fastidio? Noi siamo venuti in pace, non vogliamo disturbare nessuno. Si è calmato un po' appena gli ho detto quello, stava roando fino a rosso. Noi, sempre se voi volete e col massimo del rispetto, vogliamo solo parlare un po' con voi, documentare la vostra esistenza, nient'altro. Non vogliamo fare danno, non vogliamo mancare di rispetto a nessuno. Possiamo restare? Se possiamo restare lo fai arrivare fino al rosso. Ci arrivavo un colpo. Ce l'ho? Ci arrivavo. Proprio a domanda. Grazie. Ora stiamo facendo un giro, sempre col massimo del rispetto, per fare vedere tutta la struttura nel video. E poi ci fermiamo in una stanza. Vuoi che ci fermiamo nella stanza di prima? Ok, se vuoi che ci fermiamo nella stanza dove eravamo prima, lo fai arrivare fino al rosso. Vuoi che ci fermiamo in questa? Sì. Ci vuole qua. Va bene, allora ci rifermiamo qua. Stiamo completando il giro e ci rifermiamo qua, va bene? Se sei d'accordo, fallo illuminare un po' di più forte. Perfetto, grazie. Stiamo completando il giro. Numero uno, a domanda. Molte risposte. Ah, quando è così, Invece, no, no, pisso su soddisfazione. no. Vabbè, allora sì, ci dai, vuoi? C'è qualcuno qui con noi? C'è qualcuno qui con noi? Puoi dire il nome di qualcuno di noi? C'è qualcuno qui con noi? Se c'è qualcuno puoi dire un nome. Riesci a parlare con noi? Qualcuno vuole parlare? Riesci a dire qualcosa? Che ho detto? Puoi dire qualcosa? Puoi dire un nome, qualcosa? Si sente? Anche nella stanza dopo prima ancora. Facciamo poi volta a voi, se poi dopo. Puoi dire qualcosa, un nome, qualcuno? Ci fai capire la tua presenza, come hai fatto prima?
prima hai parlato, prima hai comunicato con noi tramite il K2. Con questo strumento puoi fare sentire la tua voce. Potresti farlo, per favore? Vuoi dire il mio nome? Anna ha detto, non ha detto Enzo. Chi è Anna? Anna chi è? Anna è la padrona del castello? Qualcosa, ma non l'ho capito. Per come è strutturato il portal voice, sti picchi non li dovrebbe dare. Anna è la padrona del castello? Ogni volta sono troppo spari. Ogni volta, questa è la seconda volta, ho chiesto Anna e la padrona del castello. Una scarica. Però non è chiaro. Ehi. Ehi, una voce di donna. Anna sei tu. C'è qualcuno che vuole parlare? C'è qualcuno che vuole parlare? Sì. Noi siamo qui, vi ascoltiamo. Ella. Potete parlare più forte? Riuscite a parlare più forte e più chiaro? C'è uno strumento sopra la pietra, là, potete avvicinare? Ci dite un nome? Anna! No. C'è Anna? Sei Anna tu? Sappiamo che siete qua, potete parlare con noi? Quello che vedete là che fa quei rumori è un altro strumento per poter comunicare con noi. Da lì sentiamo le vostre... Da quello sentiamo le vostre voci. Potete usarlo, non abbiate paura, non è niente di particolare. Potete parlare con voi. Volete che cambiamo stanza? Perché ci avete portato in questa? Prima avevate detto che ci volevate qua. Forse è la stanza più sicura che c'è. Ha detto qualcosa comunque. Scarica a tempesta, cresce, eh? Possiamo. È stranissimo queste scariche.
Volete parlare? Ragazzi, siamo sempre noi, quelli che eravamo prima. Lo sente? Lo scarico, ma sono... Questo sono segnato, però... Parla, non sotto, si sente però parlare sottovoce. Sottovoce si sente. Vabbè, se non si capisce qua in analisi si capirà sicuro. Sì, certo. Spero. Potete parlare in maniera più chiara, per favore, così vi capiamo direttamente adesso. Ogni volta che ci fai una domanda, una scarica. Un nome, ci serve un nome. Il massimo del rispetto. Vogliamo solo, se voi siete d'accordo, comunicare con voi. Parlare un po' con voi. Vedi? Lo scarichi da un video. Ogni volta che finisci una frase o fai una domanda, una scarica. Ci date un nome? Il mio nome. Io come mi chiamo? Come mi chiamo io? Ha detto qualcosa, però non ne sono sicuro. No, l'ha detto qualcosa. Se ho capito bene, ti puoi avvicinare a me, per favore. Ho una scatoletta nera in mano. Se tu ti avvicini, lui suona. Ma tu non avere paura, non ti fa niente. Te lo assicuro. Vuoi che ce ne andiamo? Parla, ma non si capisce. Quando è questa suista, ora come ha fatto? A domanda, una scarica. Ha detto una cosa, ma non l'ho capito. Non si capisce. Io non l'ho capito se è stato là o è stato fuori. Fuori non ce ne sono. Siamo qui. Si può dire il nome di uno di noi? Riesci a fare un rumore? Radio? È una radio. Non mi hai detto Mario? Ma mi posso che sei Mario che radio, eh? Io capisco Mario che radio. Come mi chiamo io? Lo puoi ripetere? Vuoi parlare con me? Come mi chiamo io? Lo puoi dire il mio nome? Ha detto qualcosa? Sei una donna o un uomo? Lo vuoi ripetere? Andiamo, vieni qua un secondo. Non gli vogliamo fare del male, vogliamo solamente parlare con voi. Vivete qui? Ah! Qualcosa risse. La puoi riprendere? Vivete qui? Non vogliamo fare niente del male completamente. Vogliamo solamente parlare. Ci sono bambini qui dentro? Sì.
Ma sono con voi questi bambini? Che detto?